Per 3 giorni consecutivi, in 231 giri sulla pista di DRS, sia Massa che Alonso sono stati sempre di 1 secondo o 2 più lenti delle altre vetture in pista. Il motivo? Il tipo di lavoro che la Ferrari stava portando avanti. Nell'ultima sessione di questo test invernale, invece, Alonso ha fissato subito un bel 1:18:08, tempo che lo ha tenuto al comando della classifica fino al termine della giornata. Contava poco prima il cronometro, conta poco adesso, ma è stato incoraggiante almeno per le migliaia di tifosi venuti al circuito per sostenere il ferrarista. Problemi per Vettel, che ha dovuto sostituire il motore della Red Bull. Niente panico, è vero, la macchina senza i diffusori soffiati ha minor grip, ho faticato per adattare il mio stile di guida. Hai cambiato il tuo stile di guida con questa nuova macchina? Non cambierò mai. In generale guido come guido, però è chiaro che le gomme sono differenti e questa macchina ha ancora scarsa aderenza. Comunque, quando entriamo in una nuova macchina, tutti noi piloti sappiamo adattarci e lo facciamo inconsciamente. 4 giorni dove dal primo giorno all'ultimo abbiamo cambiato la macchina da bianco a nero, perché abbiamo scoperto tante cose, una nuova filosofia, una macchina molto diversa, un concetto diverso di aerodinamica, un concetto diverso di sospensioni. Stiamo arrivando a un livello di fiducia all'ora di guidare la macchina che sicuramente i primi giorni non c'era.